Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo followers. Buon lunedì a tutti voi. Attenzione, dobbiamo parlare di calcio. Occhio perché stiamo andando bene, soprattutto perché questo fine settimana che è appena passato non c'è stato alcun rigore per la Inter di Milano. E questa è una cosa positiva. E poi continua anche il record perché è da tantissimo tempo, forse sono quasi 2 settimane belle e buone, proprio piene, che non viene arrestato nessun cartonato, quindi sono dei record che noi comunque stiamo raggiungendo poco a poco. Il calcio sta migliorando, dobbiamo dire la verità. Stiamo migliorando, followers, dobbiamo parlare della nazionale italiana, parleremo dei cartonati come al solito, di loro sempre, le loro belle panzane che ci vogliono comunque infilare nei giornali. Però followers, prima di iniziare io vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale, voi sapete che è gratis. E poi c'è sempre in agguato Peppino Chiné detto Ossobuco. Fate attenzione che poi vi viene a prendere da casa se non lasciate il like. Va, lasciate il like, è d'obbligo. Poi se parliamo di cose importanti. Attenzione perché, come abbiamo detto, è stato un weekend senza rigori a favore della Inter di Milano. E Beppe Marotta si sta adoperando. Vediamo un po' se anche comunque ci sono partite della Nations League. Alla fine si può anche assegnare un calcio di rigore per i cartonati. Vediamo un po' di mettere, di introdurre questa nuova regola. Poi lo possono consumare preferibilmente durante il campionato. Si può fare. Però, followers, attenzione, dobbiamo parlare di una cosa importante. Io vi devo dire una cosa che sono parole che ti toccano il cuore. Io ve lo devo dire, la tua infamità non appartiene alla nostra mentalità, quindi attenzione, followers, sono dei messaggi, chissà a chi sono rivolti, che comunque fanno quelli della curva della Cartonese, chissà alla fine se è rivolto comunque a questo qua che si è pentito, ma no, sono frasi così di circostanza, alla fine ci sta perché la curva comunque non esiste più. Io ve lo volevo dire, sembra così, ma la curva non esiste più. Followers, attenzione perché quelli di Striscia la Notizia continuano a rompere le uova nel paniere di Gavri Gravina. Attenzione, followers, perché questi qui stanno parlando di cose interessanti. Stanno parlando, io non ve lo voglio far ascoltare perché probabilmente ci saranno pure i copyright, però sul sito di Striscia la Notizia fanno vedere questo servizio dove praticamente loro ci spiegano che cosa è successo, che Gabri Gravina alla fine fa passare dei soldi dalla Lega di Serie C, passano comunque a un'azienda che fattura con un'altra azienda che poi compra dei servizi, che è la Lega di Serie C. Vende questi servizi che vanno a giro e alla fine i soldi ritornano in tasca di Gabri Gravina. Autoriciclaggio è quello che comunque stanno cercando di incolpare Gabri Gravina. Poi ovviamente si farà il processo, c'è ancora tempo per definire se, per decidere se effettivamente lui è colpevole o no. Però per il momento qui ci spiegano quello di cui è accusato Gabri Gravina, autoriciclaggio. E l'ha fatta grossa, ragazzi, Gabri Gravina l'ha fatta grossa. Followers, parleremo tra poco di Gabri Gravina. Prima dobbiamo parlare dei cartonati perché ci fanno sapere delle cose. La Gazzetta, il giornale color cane che corre, voi sapete che loro sono i ragazzi o le ragazze pompon della Cartonese. Allora, loro ovviamente sono dei giornali molto obiettivi, cioè la Gazzetta è in Italia forse il giornale più obiettivo che esiste, ci mancherebbe, noi non vogliamo adesso far credere, cioè fai dei video contro quelli della Gazzetta, no, ma è gente brava, è gente preparata, soprattutto i giornalai, scusate, i giornalisti che lavorano per la Gazzetta, è gente brava, gente obiettiva che non tifa, loro raccontano il calcio, non è che raccontano comunque delle cose per tifare Inter, raccontano il calcio, tranne quando comunque notizie non ce ne sono, allora loro giustamente si inventano. Parliamo dell'autobus elettrico che si guida da solo. C'è anche la moto che ha 2 ruote, avanti c'ha 2 ruote, la moto c'ha una ruota dietro, una avanti. No, loro ti fanno vedere anche la moto che ha 2 ruote davanti, perché in quel momento non c'era niente di cui parlare, la verità, non c'erano altri argomenti. E loro, followers, vedete che fanno questo articolino, io lo chiamo articolino, ma è un articolo interessante. Attenzione, Inter, stipendi troppo alti, ecco perché il nuovo piano di Oaktree per il mercato. E quindi spiegano, no, che adesso, beh, ma quelli dell'Inter si rendono conto che comunque qua stiamo spendendo un po' troppo, Questa squadretta ci viene a costare un po' troppo, Il Sassuolo è in B, quindi i soldi noi non ce li possiamo procurare tramite il Sassuolo. E Pinamonti già c'ha una certa età, non è che questo si stanca pure a viaggiare sempre Milano,
Sassuolo, Milano-Bologna, Milano-Sampdoria, Milano-Lecce, così, cioè, si stanca a viaggiare Pinamonti. Non è che i soldi li puoi fare sempre alle spalle del povero Pinamonti, che sinora è lui che ha tirato avanti la carretta dei cartonati. E il Sassuolo, come dicevamo, è in Serie B, quindi qua e dobbiamo tagliare, dobbiamo fare dei tagli, anche perché la Coviso che adesso non c'è più, c'era un esposto, cucù. Cucù, con l'esposto la Covisoc non c'è più. E quindi voi sapete che adesso non possono non controllare i conti della Cartonese. E quindi Oatri è costretta adesso a dire no, e qua dobbiamo tagliare i stipendi. Non si può più comprare così a vanvera, non possiamo comprare tutti i parametri zero per spendere un sacco di soldi in commissioni e stipendi. Dobbiamo tagliare. La cosa comunque che ci fa ridere è che proprio lui, praticamente questo Marco Fallisi, è un giornalista che comunque sa il fatto suo. Lui è uno bravo, ragazzi, lui è uno bravo. Io ho trovato questa cosa su Twitter in un post di Fabio Wallis, che effettivamente è una persona che ci fa sapere delle cose molto interessanti. In effetti proprio lui ci fa notare che lo stesso giornalista appena 2 giorni fa, grandi firme! Adesso facciamo rinnovi da 183 milioni. Adesso ci compriamo Mbappé, compriamo Messi, stelle e i nuovi gioielli. Così, dopo 2 giorni, arriva la telefonata di Beppe Marotta. Ma cosa fai? Guarda che noi dobbiamo fare. Agli ordini, lui si azzerbina e fa subito, a distanza di 2 giorni, è costretto a correggere il tiro. Si cambia. Se prima facciamo rinnovi e compriamo tutto, no, adesso purtroppo non ci sono soldi, ragazzi, non ci sono soldi, sono cose che succedono. Purtroppo quando i soldi vengono a mancare, alla fine c'è un cambio di rotta. Però vedete che loro comunque sono obiettivi, sono bravi. Dopo 2 giorni hanno cambiato idea, però è importante che ce lo facciano sapere. Così come, ragazzi, c'è questo giornalista che si chiama Pap, è uno bravo, è uno serio, che comunque è di fede interista, però lui ci fa sapere questa notizia, vedete, patrimonio netto dell'Inter, meno 20 milioni, così la spiegazione, così. Peccato che lui stesso, se voi vi ricordate, lo stesso giornalista, era proprio lui. Qualche tempo avevamo fatto pure un video dove descrivevamo questa cosa, proprio lui, la stessa persona, ci aveva spiegato che magicamente all'Inter sono tutti bravi, il bilancio è in positivo, non c'è più debito, in appena 2 mesi abbiamo risolto tutto, tutta qua, adesso c'è un piccolo debito. Ed è lui stesso che ce lo fa sapere, lo stesso che aveva detto comunque delle bargigiate qualche mese fa facendo false informazioni. Però Follers, parliamo di cose importanti. Ieri ho visto dei musi lunghi, come si dice in gergo, delle facce tristi, delle facce oscure, delle facce cartonate, ragazzi, sono questi qua, io ve li faccio vedere, perché ci credevano i cartonazzi, ci credevano perché l'Italia è forte nella Nations League che si vince. Aspettate che la devo trovare, ragazzi, non. Sto cercando una ceppa, che comunque ve la voglio far vedere, si vince una ceppa e non la trovo. Vabbè, poi un altro giorno ve la faccio vedere. Si vince una ceppa con la Nations League, però vedete loro queste facce cartonate, dove qui abbiamo Gabri Gravina, detto io autoriciclo, ma lui è uno di quelli che comunque dei rifiuti sa, no? Per esempio dice un pezzo di cartone, ma questo si riutilizza, io faccio riciclo, lui autoricicla, praticamente lui ricicla le cose in casa. È bravo, alla fine ci tiene all'inquinamento. Gabri Gravina ha detto io autoriciclo, sa riciclare. E poi abbiamo anche lui, vedete che qua c'è Malagò e Abodi, anche uno di loro praticamente aveva avuto dei problemi, mi sembra era proprio Malagò che si era costruito una bella casa abusiva per poi avere dei problemini con il condono, se non erro, era lui mi sembra, se vado comunque così a lume di naso. Però Follo, vedete che questi qua, praticamente loro due, Malagò e Abodi, entrambi avevano detto adesso le cose devono cambiare, dobbiamo controllare un po' di più, perché adesso non vogliamo che succeda ancora una volta quello che è successo con le milanesi. E poi i giornalisti in Italia, che sono tutti perspicaci, tutti bravi, gli chiedono: ma è vero che vuoi andare alla Cartonese?
Ma è vero che a casa tua quando mangiate il dolce avete le forchette a tre denti? Senta, ma ci dica, il bagno a casa sua è celeste o color di rosa? Fanno i giornalisti al giorno d'oggi, sono bravi, fanno delle domande intelligenti. Però nessuno ci ha pensato a chiedere a uno di questi due, a Bo di Malagodi, oh, ma cos'è successo con le milanesi? Lo spieghi anche a noi. Questa cosa che nessuno vuole raccontare, ma i giornalisti è stata una svista, eh? Sicuramente adesso se ne ricorderanno e li chiederanno. Però vedete, followers, queste facce molto tristi, loro erano comunque, mo ci credevano i cartonazzi perché dicevano: Nations League, vinceremo la ceppa che c'è in palio, la vinceremo, passeremo primi nel girone, siamo primi, basta non perdere con due gol di scarto con la Francia. Bam! C'è Triolone nel deretano e la Francia si impone per 1-3. Però, followers, sono cose che succedono. È stata una bella prestazione del nostro Cambiaso che è andato comunque in gol. Speriamo che ritorni sano e salvo a casa. Mentre gli altri comunque hanno toppato tipo il blocco della SFO Inter di Milano. Purtroppo, ragazzi, senza il supporto della curva onesta, della curva comunque di quelli dei valori che non hanno niente a che vedere con mafia, 'ndrangheta, no, sono bravi, quelli che comunque odiano l'infamità, e purtroppo questi qui, proprio quelli che fanno parte del blocco della Cartonese, hanno deluso un po' le aspettative. Ha giocato anche male Locatelli, flop, the regist Locatelli ha fatto flop, ha giocato bene Cambiasso, poi un bel portierino, eh. Spalletti è andato a pescare proprio un bel portierino proprio per fare la tipica figura di merendina contro una Francia, è la più scarsa degli ultimi 30 anni, dove tra l'altro questi qua mettono in panca il loro giocatore migliore. Ma sono cose che succedono. Alla fine passiamo primi nel girone, passiamo primi nel girone. Non passano primi nel girone, sono arrivati secondi. E la Francia arriva prima nel girone, però comunque continua l'avventura dell'Italia alla Nations League, e questo purtroppo vuol dire altre partitelle inutili. Però quello che vi dicevo io l'altro giorno, ragazzi, sono delle partite amichevoli, che non gliene frega una ceppa a nessuno. È andato negli spogliatoi l'allenatore della Francia e ha detto: raga, je m'aspettais que l'air un amichevole. Però, non so come si dice però in francese, ma sicuramente si dice così, però, dice però, ci hanno detto che se vinciamo, arriviamo primi. Non si sa dove, non si sa che cosa, è un amichevole dove se vinciamo, arriviamo primi. Ci impegniamo al 10%, impegnatevi al 10%. E loro, i francesi, hanno detto: oui, c'est moi, le tartufon, c'est plus facile. E hanno giocato un po' a calcio, vedete che alla prima occasione, dove tu praticamente ti devi impegnare un'unghietta così, la Francia ci rulla e praticamente ci tolgono il primato nel girone. Però attenzione, perché comunque la FIGC ci tiene a dire che l'Italia sta facendo bene. Noi siamo il bisogno. Da quando c'è la FIGC? Ha detto Gravina: da quando c'è la FIGC? Noi siamo quelli che hanno fatto meglio di tutti. Ma in effetti sì. Alziamo le mani. Hanno ragione. Hanno fatto meglio di tutti. Effettivamente le figure di merendina sono stati in grado di farle meglio di tutti. In effetti, ragazzi, è disponibile sul sito internet. Se andate su internet, su eBay, se dovete andare a fare una brutta figura, potete affittare la faccia di Gabri Gravina. È disponibile su tutti i siti web. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza. Fate l'iscrizione al canale, perché altrimenti Peppino Ghinè, detto Ossobuco, veramente si sta incazzando di brutto in questi giorni. Mi raccomando, se dovete lasciare anche un like, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è in panchina.